E allora, nel ricordare ai nostri telespettatori che per qualche giorno non siamo stati su Vittoria e ora ci siamo di nuovo, quindi chi vuole deve, può risintonizzare per rivedere Teleblea, però quando noi festeggiamo chiamiamo l'onorevole Aiello. Anche Grazie, perché devo dire la verità, Ciccio, tu fai audience, quindi siccome fai audience io ti chiamo che serve a fare un po' di promozione. è Grazie. un concetto positivo, Sì, spero. fai Sì, audience, grazie. quindi mi piace. Allora, grazie onorevole. Prima di tutto, dunque, diciamo questo. Che novità ci dai delle elezioni a Vittoria? Sono ormai alle famose calende greche oppure... Ma ormai ci troviamo di fronte a un caso Vittorio. Non è ordinaria amministrazione. Quello che possono sembrare dei rinvii casuali, in realtà nascondono, diciamo, ben altre situazioni. Debbono essere spiegate meglio, capite meglio. Perché in un modo o nell'altro la città è stata messa in un gioco di rimpallo fra Roma e Palermo. E una volta sbagliava Palermo, una volta interveniva Roma, e poi la zona rossa, e poi i numeri che balzavano, si spalmavano incredibilmente, che per noi erano soltanto dei dubbi. Dubbi, così, supposizioni che addirittura giustificavano anche ipotesi complottiste. Noi ci lamentavamo e quelli ti dicevano: siete complottisti, voi siete Siamo complottisti. complottisti, voi siete complottisti. Invece loro sono persone trasparenti, lineari, fanno capire le cose, rispettano la democrazia, rispettano le popolazioni, rispettano le comunità. I cattivi siamo noi, dall'altra parte invece ci sono quelli buoni, bravi, intelligenti, capaci però di strumentare tutte le cose inimmaginabili che stanno accadendo, che sono sotto gli occhi di tutti. Io ho ripetuto e posso anche ripetere in questa circostanza, per esempio, il rinvio del 4 ottobre. Quando ci preparavamo ad una campagna elettorale da un anno, fanno il decreto perché noi dovevamo votare il 4 ottobre, poche settimane prima. Tu sai che è una campagna elettorale dal punto di vista delle energie, dell'impegno, Anche sociale, economico. economico, delle difficoltà a farla la campagna elettorale in una città difficile. Commissariata come la città di Vittoria, quello che si scatena, quegli interessi che si muovono, ciò che si sente minacciato da una persona, da una candidatura rispetto a un'altra candidatura. Quindi noi guardavamo negli occhi e toccavamo con le nostre mani le difficoltà di una città difficile che deve essere aiutata ad uscire fuori da questa condizione. Bene, a un certo punto ti dicono non si vota, abbiamo sbagliato il documento, questo te lo dicono i funzionari della regione. Abbiamo sbagliato il documento. Abbiamo sbagliato il riferimento normativo, che non è, diciamo, la competenza della regione a fissare la data del voto, ma in prima battuta per i comuni sciolti per condizionamento mafioso, perché siamo stati sciolti per condizionamento mafioso. Siamo stati sciolti, Sì. quindi c'è un'indagine, ci sono state delle assunzioni di provvedimenti, non è un'invenzione, siamo stati Certo, sciolti. E certo. la legge prevede che i comuni per i quali, diciamo, il commissariamento dei 24 mesi o dei 18 o quello che scade nel secondo semestre dell'anno, la commissione... I commissari possono accompagnare, devono accompagnare loro stessi il comune al voto, dice la legge nazionale, l'articolo 143 della legge, mi pare 257 del 2000, mi pare che sia questo il riferimento normativo,
Dopodiché tutto loro hanno fatto. Loro hanno detto che dovevamo votare il 4. Hanno, allora o sono incompetenti, o sono ignoranti, o lo fanno apposta, o lo fanno apposta, scegliete voi, o incompetenti, ignoranti, oppure arroganti, che avete messo una città in condizione di doversi organizzare, di dover stabilire un'attesa verso l'elezione, e voi vi accorgete di aver sbagliato i documenti. Ma sbagliando i documenti e dovendosi rifare al decreto nazionale che dice questo comune, questi comuni votano dal 15 di ottobre al 15 dicembre, cosa fa? Invece di farci votare come dovevamo il 4 ottobre, non è che ci fanno votare il 15 di ottobre, ci fanno votare a marzo, novembre. In piena pandemia, come proiezione, l'algoritmo famoso, no? Hanno due algoritmi sul tavolo, gli scienziati della regione. Però Ciccio, c'è un problema nel tuo computer, fa delle strisce, quindi cerchiamo di andare un po' più veloce, ho paura che si stacchi. Poi c'è stato quello di novembre. C'è stato fermo il 22 novembre, se ci arriva attraverso questo salto. La mala storia incomincia il 4 di ottobre. Loro hanno fatto il decreto che dovevamo votare il 4 ottobre e poi poverini si sono accorti di aver sbagliato, errare, umano e mestre. Ma scusate, non avete l'esperienza dei comuni sciolti in Sicilia? L'assessorato regionale agli enti locali, che nasceva alla Vetraiere con Musumeci è nato e i suoi seguaci, Musumeci e i suoi seguaci è nato, o non c'è una storia, una normativa, delle procedure, una prassi? Non lo sapete come deve votare un comune che è sciolto? È la prima volta che si scioglie un comune. Perché non avete fatto il riferimento al decreto nazionale, all'articolo 143 della legge di riferimento, quella che decide, ha deciso in modo garantista, perché la legge dice che il comune, appena esaurita la fase commissariale, deve andare al voto. Solo in questo caso i commissari possono rimanere, solo se la filiera dei tempi viene rispettata, altrimenti si costruisce un'impalcatura, un'architettura per cui quelle rimangono tre anni. La legge, quanto devono stare i commissari? Mi pare un anno e mezzo. Da 18 a 24 mesi. E quindi 24 mesi? Basta. 12, 18, 24 mesi eccezionalmente. L'eccezionalità, Vittoria, è stata dichiarata, venendo a Vittoria, facendoci visita, il ministro degli interni, allora Salvini, che appena arrivò a Vittoria disse: Madonna, ste vittorisi sono più irridemibili dei casalesi, dei corleonesi, è una città terribile. Lui che doveva raccontare ai magistrati, ancora glielo deve raccontare, i 49 milioni di euro, così che appavo i 49 milioni di euro al ministro Salvini, allora ministro degli interni. Quando le istituzioni arrivano a questo punto, che tu vieni a fare una visita per motivi elettorali, c'era stato l'episodio dei bambini, non per aiutare, per sostenere, ma soltanto per tirare le fila alla tua parte, col sottosegretario Candiani, con cui i commissari del comune di Vittoria si sentivano, per loro dichiarazioni quotidianamente hanno dichiarato, ci sentiamo col sottosegretario quotidianamente, con uno che è commissario della Lega in Sicilia, oltre che essere sottosegretario. Ma l'amministrazione non è nella responsabilità dei commissari. Che c'entra il sottosegretario che vi dovete sentire? Sentire quotidianamente, ci sentiamo giorno per giorno. Onorevole, non dobbiamo arrivare, no, non ce l'abbiamo tutto il tempo. Mariuzzi, cose dobbiamo dire, io ti ringrazio sempre, sai, perché tu sei uno dei pochi che resiste. Ma per telefono non possiamo stare mezz'ora. Del giapponese delle televisioni, che resiste a fare parlare le persone, a rispettare la libertà delle persone. Però non possiamo stare mezz'ora col telefono. Ma non è che ti fanno giurare la televisione. No, non me la fanno chiudere. Te lo voglio dire, stai attento, se tu ancora continui a metà la mia, io ti faccio tutti gli auguri del mondo, guarda, perché ti voglio bene. Ciccio, abbiamo fatto 9 minuti.
possiamo vedi, accelerare, se no la gente non ci segue. Terribili sono, terribili i poteri, alcuni poteri in Italia. Io che sono cresciuto, guarda, fino a 15 anni, 16 anni, ero un ragazzo così, e diceva, chi sto tindaso? Non gli credevo, sai, poi ero della Federazione Giovanile Comunista. Eri comunista, vero. Come ero comunista, come si può essere stato comunista in Italia? Non abbiamo tolto la libertà a nessuno, abbiamo difeso i lavoratori. Facevo parte di un grande partito che sono onorato di avere meritato, perché era fatto di uomini veri, non della giunta e dei banditi, ma di uomini veri, di lavoratori. Sono onorato. Però Terracina aveva firmato la Costituzione italiana. La prima firma è quella di Terracina, che te lo sei dimenticato? No. Perché, ecco, allora noi siamo dei riformisti italiani, i comunisti erano dei riformisti. Non hanno fatto quel passaggio che avrebbero dovuto fare già nel 56, dopo la rivolta ungherese, e lì hanno sbagliato. Dopodiché oggi siamo qui. Votare, me lo spieghi come è finita Vittoria? Come è finita? Allora, prima il 4 ottobre con quello che ti ho raccontato, poi c'è il 22 novembre in piena pandemia, hanno incrociato i due algoritmi. Consenso a Cicciaiello, chi sto pericoloso è? C'è il Covid, non votiamo. Immagini se quelli che spalmavano i dati del Covid guardavano anche gli algoritmi elettorali, gli ex-settepolici, ma c'è Cicciaiello. Ma come, chi stava 74 anni? E ancora i cittadini di Vittoria lo vogliono bene, chi sta impazzendo, capisci? Tutte le loro, i loro calcoli, i loro sono saltati. Dice, ferme, ci pensiamo noi. E Vittoria viene proiettata il 22 novembre in piena pandemia e ci fanno il regalo di farci zona rossa 20 giorni prima, 20 giorni, con 130 positivi, Mario, 130 positivi, il commissario del comune e il dottor Aliquò chiedono alla regione di stringere, cioè non c'è scritto zona rossa, ma ci porta alla zona rossa con 130. Dopodiché arriviamo alla zona Musumeci interpellato, dice no, non ci sono i numeri per fare zona rossa a Vittoria. Dopo 48 ore scatta la zona rossa. Vittoria ha avuto 35 giorni di zona rossa, di cui i primi 20 fatti come vittoriesi per bloccare la situazione. L'altro 15 ce le hanno date assieme a tutti gli altri in generale. E questo è il 22 novembre. Ci spostiamo a marzo, la regione e a livello nazionale, il decreto nazionale e il decreto assessoriale ci portano al 15 marzo. Insieme a tre mestieri. Assieme a tre mestieri si vota. Allora si telefonavano, dice, sentite come vanno le cose, c'è mi dice, ma chi stoccare, dice, ma è sempre lì, ma chi ancora non gli si rompe la coalizione, non sta, ma come è combinato sta città di Vittoria ancora questo Cicciaiello, va a piazza Cicciaiello a vestire a piazza Ride una poco di ma non andare oltre Ciccio, ma scusa. E quindi a tre mestieri si vota e a Vittoria. Dopodiché si dovrebbe votare il 2 maggio. Ma scusa, il governo nazionale ha stabilito che i comuni, eccetera, eccetera, devono votare entro il 30 marzo, ma entra il 20 di maggio. Il 15 marzo era dentro il 20 di maggio. Tant'è vero che è rimasto tre mestieri con col voto che hanno votato dal decreto assessoriale, dove c'era anche Vittoria. Siamo un po' unite e poi ci ridividono quando dobbiamo fare l'elezione, perché la regione siciliana ha potestà primaria per decidere la data del voto dentro un arco temporale per i comuni sciolti deciso dal governo nazionale. Ma non è che potete invocare il Covid per Vittoria per bloccarlo
e tre mestieri nello stesso tempo. Questo poco. È vero, questa è una cosa incredibile. Ma non per i cittadini che hanno il diritto di andare al voto, giusto? Questa è una cosa incredibile. Ma come si giustifica una cosa di questo genere in una città che ha bisogno durante il Covid, ecco, di avere degli amministratori che hai, non ci sono? Hai 50 canne di ragione. Ora, commissari, che è un altro concetto. Ora dimmi una cosa, qual è la data secondo voi che nella quale Vittoria aspetta, potrebbe votare secondo aspetta, loro? Se tu in questo momento, perché guarda la sospensione dell'elezione, poi c'è stato quando io mi sono attaccato, mi sono incatenato. La storia, no, perché me ne sono andato, dovevano affiggere i manifesti, sì, di indizione dei comizi del 15 marzo. Vabbè, dai. Io vado lì e non li vedi i manifesti, vado al segretario e mi dice non si vota. Come non si vota? Non si vota. Ma l'atto presupposto dov'è? No, mi hanno telefonato. Con una telefonata. No, una telefonata. Una ma scusa. Con una telefonata. Perché una cosa, per Vittoria lo potete fare, per una città di 70.000 abitanti. Voi bloccate l'elezione con una telefonata e poi la stessa sera quando è stato il 28 di gennaio, il prefetto conferma, non ci sono atti presupposti, ma non si vota. Quindi quello che accade a Palermo, quello che accade a Roma, si incrocia, si sintonizza, si mette assieme in un guazzabuglio che noi guardiamo a bocca aperta. Però siete complottisti, perché voi state pensando che sia un complotto. Il 15 marzo, lì dove c'era un orientamento elettorale di destra, si vota. A Vittoria, siccome Cicciello non si è stoccato un cuore, non si è stoccato ed è vivo, e gli dà filo da torcere a costoro, si blocca tutto. Se tu in questo momento chiedi o vedi quando sono fissate le elezioni, quando sono fissate? Vittoria, 2 maggio. Ancora non hanno neanche modificato l'orientamento che il decreto del Consiglio dei Ministri ha dato, che si vota ormai a settembre, ottobre, fine di settembre. Quindi non ottobre. Si voterà a maggio. Non si voterà, ma la norma ancora, il decreto che è in vigore in Sicilia, parla del 2 di maggio. Ormai neanche hanno, voglio dire, la correttezza di correggere i loro orientamenti. Non ti danno conto, dicono facciamo chiddu che vogliamo noi, avrebbero dovuto già recepire l'orientamento governativo che ci porta a settembre, superato il 15 marzo. Non lo hanno ancora fatto, non lo hanno. E tutto questo è avvertito, sentito da noi come un vulnus. Quando poi viene fuori che le nostre ipotesi, i nostri sospetti sulla spalmatura dei dati del Covid, certo, sono confermati. Onorevole. E che ci sono anche nella intercettazione, ci sono anche vittoriesi che lavorano all'ufficio di gabinetto dell'assessore, ma ne avrà salutiamo di questa maniera. Certo. Quello che tu hai pensato si verifica, si materializza, tu diventi un zarbaglio. Tu diventi salvaggio, perché uno dice ma nelle mani di chi siamo? Tutto questo, tra le altre cose, ci sono stati parlamentari come Nello De Pasquale che avevano posto ripetutamente in assemblea la questione del voto di Vittoria. Allora, concludendo, cosa voglio dire? Certo, la gente è stanca, la gente dice onorevole. Quindi ora scusa, il commissariamento da quanto durerà così fino a settembre? Questo è un altro aspetto. Un altro aspetto. Non lo possiamo fare. Secondo me loro hanno esaurito il 2 agosto del 2020, avrebbero dovuto portare al massimo, potevano rimanere per portare alle elezioni in base alla legge nazionale entro l'anno. Quando tutto questo non si verifica per eventi, il Covid, non Covid, ma non si verifica, cioè la regione
non siamo più un comune sciolto noi, non certo. Ci potete tenere i commissari, l'assessore regionale, il presidente della regione, se è veramente un presidente dei siciliani deve far rispettare la norma. Noi siamo, e doveva mandare un commissario della regione, quelli... non pagarne tre. Certo. Uno per portare il comune alle elezioni. In questo senso saremmo tutti più sereni, invece è diventata una sorta di, che dirti, una sorta permanente di conflitto, di situazione che non comprendiamo. Ma qui sta accadendo l'inferno, cioè sta accadendo l'inferno. Questa divisione non è solo politica, sta attraverso la scuola, attraverso la società vittoriese, attraverso il funzionamento dei servizi. Perfetto, onorevole, però chiudiamo. Scusa, com'è la situazione Covid a Palermo? Questo me la deve fare dire. 50 milioni di appalto della raccolta dei rifiuti per sette anni. Ma ci permette che la fa il nuovo sindaco? L'elezione fissata. Sono state rinviate. Ma come vi azzardate a fare una cosa di questo genere? Senza che ci sia nessuno in questo paese. Certo. In questo paese che intervenga a dire: ma che state facendo? Dovete, ma no a Iello, a me. Io posso non essere il sindaco, ma per rispetto della comunità. Sarebbe stato giusto. Noi dobbiamo guarire dal condizionamento mafioso, come in questo modo dobbiamo guarire dal condizionamento mafioso. Onorevole, dobbiamo chiudere, però due domande ti voglio fare. Sei stato vaccinato? Sì. Sì. Quindi sì. Covid non te lo vuoi prendere? Fila, guarda. Come dice la Lizzetta, come dice Draghi, come dice Mario, guarda, è stato parlamentare, assessore regionale all'agricoltura, sindaco, 6 volte, per cui la gente ti ascolta e dice che c'è una persona che c'è la pesa, un uomo dell'istituzione, e che mi mette a salutare la fila, ma mi avesse a vergognare. Però tu hai l'età, ti toccava, scusa, no, sono vaccinato anche io. Di parlare con te mi dovrei io. E allora all'avece che salutare la fila, perché non giurissi, stai attento. Non gliel'ho detto, te lo giuro, non gliel'ho detto io salutare la fila. Sommentate da poco due cose, cancia l'età, fa finta che c'hai un anno in più. Che gliel'ho detto? Io gliel'ho detto. Chi è mia colpa? Dopodiché a diventarlo saracine, a diventarlo diavoli, solo perché si è saputo che era poco di che stacca, che non avrebbero dovuto farlo. Perché vedi, io so qual è il tuo pensiero recondito, ma tu ti ricordi la famosa battuta: se avanzo seguitemi, e poi se mi sa devi sarei tedesco in cuore. Ma che potremmo fare sta vita, gli italiani? Onorevole, devo chiudere. Siamo coraggiosi con gli altri. Io ho fatto AstraZeneca, Mario. Scusi, lei ha la pressione normale. Prende farmaci? No. AstraZeneca. Guarda, solo un becchierotto di vino quando vado a cena. Cioè, allora dice: onorevole, se fa AstraZeneca, pazienza, manca via venuto. Cara signora, caro mio, sacco, ma che dice? Onorevole, ciao, se no qui allunghiamo troppo. Grazie della partecipazione. Lunga vita a Mario Papa. Grazie, onorevole, ciao.